valide che si chiamano Soleri e Calì, e anche ovviamente quando può Sanabria. Verde all'interno dell'area di rigore, cade rigore. Dopo lo scontro con Gemoni, calcio di rigore per la Roma. Verde va a chiedere immediatamente di batterlo, è andato a chiedere direttamente il pallone, lo voglio io, ha detto. Maglia tirata da Gemoni, si è vista, non ha avuto dubbi Fiore, calcio di rigore per la Roma. Rivedremo il tutto per insomma, vedere se il direttore di gara ha preso la decisione giusta, mentre ci sono anche un po' di ovviamente richieste di spiegazione da parte di Pollace e Oikonomidis per questa decisione presa da Fiore. Qui Verde all'interno dell'area di rigore, supera Gemoni, maglia tirata, norma di regolamento, rigore c'è. Bel gesto, più Verde, che pesante, giusto. Verde contro Guerrieri, parte della Roma, la parata di Guerrieri, ancora Verde, il gol della Roma, arriva comunque, sempre con il numero 11, Daniele Verde. Verde che va sotto la Sud a festeggiare, Sud pienissima nella parte centrale che è esplosa al gol del giocatore che comunque è protagonista quest'anno anche della Roma di Garcia. Ma era stato molto bravo qui Guerrieri ad aspettare fino alla fine di tuffarsi, poi aveva intuito e intercettato questo calcio di rigore da parte di Verde. Peccato per lui che poi la respinta si è tornata proprio sul piede destro dell'attaccante della Roma. E si è infuriata la panchina della Lazio perché naturalmente ci sono delle grandi responsabilità da parte della difesa che non ha aiutato il portiere. E difesa nella fattispecie con per sé poco reattiva sulla ribattuta, anche se ovviamente era il più vicino di tutti, Verde pronto a approfittare della respinta di un Guerrieri che comunque ha provato fino all'ultimo a tenere inviolata la sua porta, non c'è riuscito.